Siamo con Jennifer Sartier che sta portando avanti la sua battaglia personale, ma anche a conto della sua famiglia, per l'omicidio del padre, avvenuto l'anno scorso. Prosegue la sua battaglia anche nel periodo, insomma, autunnale. C'è stato qualche giorno fa un incontro fortemente voluto proprio da te con Luciano Violante. Ecco, che cosa vi siete detti e qual è stato il motivo dell'incontro? Sì, qualche giorno fa mi sono incontrata con l'onorevole Violante proprio per parlare di questa situazione, della brutta storia che ci coinvolge, sia me che la mia famiglia, dell'omicidio di mio padre avvenuto l'anno scorso del 18 giugno. E lui è stato molto gentile con noi e ci ha ascoltato. La storia già la conosceva e quindi già ha ascoltato. E niente, io gli ho comunque raccontato come stanno andando le cose, lui mi ha fatto diverse domande riguardo la procura di Macerata, chi è il procuratore, gli inquirenti, ho detto che la procura di Macerata, a differenza di molte altre procure, comunque ha lavorato bene, così tutti gli inquirenti, i RIS, i periti delle intercettazioni telefoniche, e per questo io ringrazio il procuratore Giovanni Giorgio, l'appuntato Scelgo Maurizio Iannone, tutti i periti e i sostituti procuratori. E lui mi ha detto che comunque ne terrà conto e vedrà quello che si può fare, perché comunque lui mi ha dato ragione, in Italia la giustizia non c'è. E proprio per questo motivo si deve fare qualcosa. Nel caso di mio padre io voglio e ho chiesto che venga applicata la legge. Una legge esemplare verso questi due assassini, o per lo meglio quattro, perché per me anche i complici sono assassini e hanno lo stesso grado di, insomma, di colpevolezza degli altri due, perché senza i complici non potevano uccidere mio padre. Mi auguro che la legge venga applicata nel vero senso della parola, che gli dia l'ergastolo e che ci sia fine pene mai. E io e la mia famiglia comunque continueremo a lottare per questa cosa perché ci preme molto, mio padre per noi è molto importante. E sono andata lì come responsabile famiglia vittime e come Sartia Genifer, quindi ho parlato non soltanto del mio dolore, ma ho portato il dolore di tante altre famiglie coinvolte in questi omicidi così efferati e così insignificanti. Poi è arrivata anche questa notizia che il 27 ottobre ci sarà l'udienza ordinaria a Macerata con gli imputati, insomma, che erano usciti dalla prima fase delle indagini. Sì, purtroppo Torrisi Domenico, uno dei complici, è uscito perché ha patteggiato, ma non perché secondo noi, secondo me, è innocente. Lui è un assassino come gli altri, però purtroppo la legge li avvantaggia moltissimo. Adesso mi auguro che invece con quest'altro, con Seminara Santo, anche lui colpevole al massimo, perché secondo me stava d'accordo anche prima del 18 come il RIS, venga punito e gli dia una giusta pena, anche perché sia il Torrisi che il Seminara comunque hanno dei precedenti penali non insignificanti. Proprio per questo motivo la legge deve essere più dura e più tosta con loro,